Ciao ragazze, sono ritornata qua insieme alle mie amiche. Si è aggiunto anche un maschietto. Abbiamo anche Ken oggi. Voi direte, ma Ken è biondo. Lo so che Ken di solito è biondo, ma a me i biondi non sono mai piaciuti. E quindi quando uscì quello con i capelli scuri, io comprai quello. Ho anche quello biondo, però un biondo proprio datato. Cioè il Ken che facevano una volta, adesso penso che li facciano tutti coi capelli. Invece quello che avevo io li aveva di plastica, quindi non aveva proprio i capelli. Quindi quando poi è uscito quello con i capelli scuri, io l'ho preso subito. Allora, vedete, rispetto alla scorsa puntata ho cambiato gli abiti alle mie Barbie. E certo, mi piace troppo cambiare i vestiti, quindi adesso vi voglio fare un po' vedere i look che ho creato con le cose che avevo, ovviamente, senza dover comprare altro. Allora, questa è la classica Barbie bionda, che come vi dicevo l'altra volta, se non sbaglio, dovrebbe essere la Barbie quella russa, senza i suoi vestiti però tipici russi. Le ho messo un top molto sgargiante, col collettino alto, la manichina corta, tutto argento e viola. Questo è un po' da discoteca, effettivamente. Poi gli ho messo un paio di pantaloni a scacchi, sempre però con il viola all'interno. E poi gli ho messo gli stivaletti, quei famosi tronchetti che vi dicevo che mi piacciono tanto. Quindi l'effetto finale poi è questo. Adesso ve la faccio vedere per intero. Secondo me non è male. No, c'è di peggio. Poi la nostra Teresa, per oggi le ho creato un look un po' da, quasi da professoressa, diciamo. Un po' elegantina l'ho fatta, ve la faccio vedere per intero. Gli ho messo anche un paio di occhiali da vista azzurri. Gli ho messo la camicia con un collo ampissimo, una bella gonna, una longhetto, non è una minigonna, che è sul viola, il fucsia, la balza in fondo. E come scarpe ho scelto questa scarpa col tacco alto che si allaccia alla caviglia, che mi sembra molto elegante. Mi piace questo look di questa Teresa. Sì, è un po' in tenuta da ufficio, molto professionale, bella. Vi faccio vedere anche Ken che cosa gli ho messo, perché non ho tanti vestiti, dico la verità, ho sempre preferito comprare i vestiti proprio per le Barbie. Allora, Ken l'ho vestito proprio da giovanotto, sembra quasi un rapper. Gli ho messo questa maglia che è tipo di felpina, grigio e verde, con la manica corta, proprio una maglia bella abbondante. Guardate Ken, che fustacchione, pensate che ha quasi 60 anni il caro Ken. Quindi gli ho messo questa maglia così, proprio vestito sportivo, jeans e scarpe da ginnastica, look casual sportivo. Buon. Adesso guardiamo lei. Lei è quella la Barbie snodata. Allora, per lei ho pensato questo abbigliamento un po' da adolescente. Siccome io ho anche delle amiche adolescenti che magari sono figlie di alcune mie amiche, noto che vanno molto di moda le calze parigine, che sono queste. Adesso queste qua le sono un po' scese perché è un po' magrolina la nostra Barbie, però sono quelle calze che arrivano, diciamo, sopra il ginocchio, metà coscia. Ecco, lei le ho messo queste qua di pizzo, con un paio di scarpe invece casual, tipo Dr. Martens basse, gli shorts di jeans e una maglietta nera con la manica di retina. Quindi è proprio un look da adolescente, anche un po' punk. Guardate un po' se vi piace questo. Questo qui non mi ricordavo neanche di averla, questa gonna, vi dico la verità. Per la nostra Teresa, quella abbronzata, ho pensato che lei va ad una festa in spiaggia, magari al tramonto, quando ancora servono gli occhiali da sole. Le ho messo anche una fascetta tutta dorata in testa, gli occhiali da sole, un top bianco tutto cangiante, questa gonna che secondo me è molto etnica. E ovviamente l'ho lasciata scalza perché va in spiaggia. A me piace, perché poi questi colori stanno bene col fatto che è abbronzata. Sì, sono soddisfatta. Infine Marina, per lei ho voluto un po' osare, perché proprio gli avevo messo una gonna corta, la nostra Marina. Però gli ho messo questo vestitino tutto in lurex azzurro, l'ho drammatizzato con un giubbottino di jeans e
tacco alto. Lei è pronta per andare in discoteca, fare l'aperitivo, poi a cena e poi in discoteca con le amiche. Ecco qua, quindi queste sono le Barbie come ho voluto vestirle oggi. Ora però io vorrei aprire insieme a voi una delle mie Barbie da collezione che sono qua dietro. Quindi la Barbie polacca, Barbie schiaccianoci, Barbie anni 30, Barbie via col vento, Barbie biancaneve e Barbie austriaca. Io partirei dalla Barbie austriaca, quindi la vado a prendere. Adesso però vi devo spostare un attimo, ragazzi, mi metto qua giù, non vi offendete. Ecco, sistemate. Allora, intanto guardiamo la scatola di questa bella Barbie austriaca. Spero che stia in piedi. La scatola è stupenda, stupenda. Allora, mi fa proprio pensare all'Austria, alla montagna, con tutti questi disegni. Poi vedete, c'è scritto per edizione da collezione. Quindi da collezione. Il rosa di questa scatola, guardate che bello. Mi sa che nella telecamera non rende bene, però è un rosa quasi lilla cangiante. Qua ci dice appunto che è austriaca. Qua c'è anche il mappamondo tutto dorato e c'è la stellina in corrispondenza dell'Austria. Vediamo la scatola anche dietro. Allora, qua dietro ci sono un pochino di informazioni sulla nostra Barbie austriaca. C'è scritto in inglese, in spagnolo, in francese. In italiano no. Ah, queste sono altre Barbie del mondo. Allora, questa qua dovrebbe essere quella sudamericana, tipo peruviana o cilena. Questa forse è indiana e questa è la nostra austriaca. Vediamo cosa ci dice qua dell'Austria. Ci dice: io sono la Barbie austriaca, vivo in Austria. È un bellissimo paese in centro Europa ed è anche il paese natale di un famoso compositore, Wolfgang Amadeus Mozart. I paesaggi dell'Austria includono le montagne innevate delle Alpi, verdi prati, i fiori alpini. Ah, il fiore alpino è famosa Edelweiss. Spero che un giorno tu potrai visitare il mio paese. Ma certo, vengo volentieri nel tuo paese, cara Barbie. Oh, allora, adesso direi di aprirla, così la vediamo proprio per bene. Taglierino. La tiriamo fuori dalla scatola. Vorrei cercare di non rovinarla, che mi dispiacerebbe. Ok, guardate un po', dentro la scatola c'è questa cartolina. C'è questa cartolina che non so sinceramente che cosa servisse. Dice di completare le... Ah, bisognava spedirla alla Mattel. Chissà se sono ancora in tempo. Sono passati soltanto 15... Magari. Sono passati soltanto 18 anni da quando ho preso questa Barbie. Io dovevo scrivere tutte le mie informazioni, il mio nome, il cognome, la mia età. Non l'ho fatto, ci picchia. Va bene, dai, liberiamo la nostra cara Barbie austriaca. Come la chiamiamo? Perché Barbie è il suo nome classico, però siamo in Austria, dobbiamo darle un nome austriaco. Allora ci vuole un nome tedesco. Io la chiamerei Petra, che è un nome che mi piace molto. Ciao Petra. Adesso ti tiro fuori dalla scatola. Tutte le Barbie da collezione hanno il loro piedistallo. Eccola qua, ti rimetto le scarpe, mamma mia,
Allora, lei ha l'abito tipico, diciamo, dell'Austria, un vestito un po' tirolese. Se la metto a sedere così la vediamo meglio. Allora, ha un colore di capelli biondo, che però non è il classico biondo Barbie, è un po' più scuro come biondo. Ha gli occhi verdi, guardate che ve la avvicino. Ha gli occhi verdi, l'ombretto rosa perlato, un rossetto delicato, tipo un rosa malva. Ha tipo una bandanina, un fularino legato al collo, guardate bellino, tutto di sangallo. Poi ha sotto una camicina bianca e sopra un giacchettino che si allaccia qui proprio sotto il seno. Fatti quelli di tipo di panno che si trovano proprio in montagna, cioè quindi è fatto proprio bene il vestito. E ha tutti i decori qua sul bordo della giacca. Al polsino, l'anello, tipo in perla come gli orecchini. E la gonna è meravigliosa. La gonna è stupenda. Ah, è tutta attaccata la gonna con la camicia, quindi è proprio un abitino unico. Con tutti i fiorellini rosa, qua le passamaglierie rosa e bianca, il doppio bordo qua sempre con il sangallo, i calzettoni bianchi e un paio di scarpe comode, delle ballerine nere. Sei stupendissima, Petra! Mi piaci tanto, tanto, tanto. Bellissima. Adesso ti metto sul tuo piedistallo, perché come vi dicevo, in tutte le confezioni delle Barbie da collezione c'è il piedistallo, perché con queste in teoria non bisognerebbe giocare, ma tenerle proprio da esposizione. Allora io adesso la metto sul suo piedistallo, così mano a mano che le andiamo a aprire in queste puntate e poi le sistemo tutte. Fissato, vedete che non l'avevo mai aperta. Eccolo, c'è anche la spazzola, una spazzola color bianco perla, perlata. Adesso sistemo la nostra ragazza, no, così andrà, esatto. Poi così. Oh, come sei bella, la mia Barbie del mondo. Eccola qua in tutto il suo splendore. Bellissimissima. Oh, sono contenta di averla aperta insieme a voi. Adesso vi saluto. Ci vediamo nella prossima puntata, perché ne abbiamo ancora tante altre da aprire. Ciao a tutti, alla prossima.